Buongiorno a tutti carissimi e bentornati in un nuovo video del lunedì. E oggi un argomento di cui non parlavo da un po' di tempo, che sono i libri. Come sapete, amo leggere libri. Penso che leggere libri di un po' tutti gli argomenti della vita sia molto importante per espandere i nostri orizzonti. Ovviamente voi, imparando l'italiano, sapete dell'importanza di continuare a imparare cose nuove, eccetera, quindi non solo lingue, ma anche cose in generale. Quindi oggi ho pensato di parlare di sei libri che probabilmente cambieranno la mia vita e che ho scelto di leggere. In passato vi ho parlato di libri che già ho letto e già mi sono piaciuti, eccetera. Invece questa volta volevo parlarvi di sei libri che ho scelto di leggere, che leggerò presto, che sto leggendo, e le ragioni per cui li ho scelti, e quindi magari possono ispirarvi anche voi a leggere alcuni di questi titoli. Quindi cominciamo dal numero 1. Se vedete titoli in inglese è perché io amo leggere i libri quando possibile nella loro lingua originale, e molti di questi la lingua originale ce l'hanno in inglese. Ma potete benissimo cercare i titoli corrispondenti in italiano per migliorare anche il vostro italiano, quindi leggere lo stesso libro ma in italiano. Ma questo dipende un po' dal vostro livello. Primo libro è questo qua, si chiama Sapiens, A Brief History of Humankind. Quindi Sapiens, una breve storia dell'essere umano. Non so se riuscite a leggere il nome, ma è di Yuval Noah Harari. E perché sto per leggere questo libro? È un libro che molti mi hanno consigliato e parla un po' delle varie fasi della storia dell'essere umano ed è sempre interessante per conoscerci meglio. E quindi ho pensato, perché no? Me l'ha regalato tra l'altro un'amica rumena e prima che lo acquistassi. Quindi ho scelto che questo è uno dei prossimi libri che leggerò per imparare un po' più della nostra storia, per avere anche nuove idee magari per cose nuove da fare. E leggere libri di questo tipo di solito ti dà molti spunti anche. Spunti cosa vuol dire? Spunti sono tipo delle nuove idee di cui parlare. Quindi obiettivo con questo libro cosa si impara? Si impara meglio della nostra storia, si hanno quindi nuove idee, un nuovo modo di comprendere ciò che siamo e come siamo arrivati qui. Questa è la ragione per cui lo leggerò. Il secondo libro è Sam Walton, Made in America, My Story, Walmart. Perché leggo un libro sulla storia di Sam Walton? Allora, per chi di voi non lo sa, Sam Walton è il fondatore della catena Walmart, che è principalmente partita negli Stati Uniti. In Italia non ho mai visto un Walmart, non penso ci siano, e non so nemmeno se ce ne sono in Europa, ma potrebbero esserci, non lo so, ma appunto leggerò il libro, lo scoprirò meglio a che punto è oggi Walmart. Ma la ragione per cui l'ho voluto leggere e lo leggerò è che mi ha sempre attirato la sua storia. È stato un personaggio molto umile tutta la sua vita, nonostante l'enorme ricchezza che ha creato per se stesso. Fino alla sua morte è rimasta una persona semplice, con dei valori morali integri da quello che so, e quindi diciamo una persona che ha anche aiutato tante persone, perché da quello che so il suo obiettivo era rendere disponibili le cose a un prezzo minore possibile per i consumatori. Quindi ha cercato di portare i beni di prima necessità anche, quindi qualsiasi cosa di cui uno ha bisogno nella propria vita, di cibo, di utensili, di cose per la casa, insomma un po' di tutto, al prezzo più basso possibile e più comodo possibile per il consumatore. E mi interessa perché? Mi interessa capire come è riuscito a rendere il business profittevole, ovvero a rendere la sua azienda funzionante con questa strategia comunque del prezzo più basso possibile. Perché sto vedendo appunto, creando tutto ciò che sto creando online, eccetera, che fare le cose comunque
Costa, tutto costa. Se vuoi fare dei bei prodotti, se vuoi avere un bel sito, se vuoi creare dei bei video, l'attrezzatura costa, i traduttori costano, i designer costano, i video editor costano, le persone interessanti costano. Insomma, tutto costa e voglio capire attraverso la sua storia come è riuscito a tenere tutto accessibile il più possibile per tutti, a un prezzo basso quindi, ma rendendo Walmart una delle catene più profittevoli anche al mondo e quindi aiutando anche tante persone e creando ricchezza per la sua famiglia, insomma tutte queste cose. Da quello che so ovviamente immagino che lui abbia puntato a dare un servizio a tutti, quindi ha puntato sulla quantità, la quantità massima, di raggiungere la quantità massima di persone, quindi avere un margine magari più basso di profitto per ogni singolo prodotto, ma raggiungere tutta la popolazione degli Stati Uniti, mettendo appunto uno store, diciamo un negozio, ma non è un negozio suo, sono veramente dei grandi magazzini, li definirei. E ovviamente spero in futuro, con quello che imparo, di poter applicare queste cose a come faccio le cose con italiano automatico, perché ho sempre avuto questa anche intenzione. Da YouTube è partita la cosa, ovviamente, di fare i video, di fare tutto gratuitamente online. La mia intenzione era di dare qualcosa a tutti. Poi ho visto però che ci vuole un modello sostenibile anche per la mia vita, per i materiali che voglio creare. Quindi è una cosa difficile, difficile da creare quello che lui ha fatto. Però ecco, leggendolo di sicuro capirò, avrò nuove idee anche di come poter creare materiali accessibili a tutti, a basso prezzo, insomma, tante cose che voglio capire. Un altro libro che mi piace molto e che voglio leggere si chiama Delivering Happiness, da Tony Hsieh, fondatore di Zappos. Allora, cosa mi piace di questo fondatore? Quello che mi piace è che sembrava un po' un pazzo, perché ho visto un documentario sullo suo ufficio dove lavorava per fondare Zappos e dava molto spazio alla creatività e al caos, ma creativo e ordinato, dove ognuno poteva esprimere la sua personalità ed essere felice quando lavorava. E a me piace molto questo concetto di sapere che il lavoro può essere una cosa bella e divertente anche. Anche se in ogni lavoro ci sono tante cose che non sono facili, che sono stressanti, che sono complicate e creano problemi, è bello sapere che c'è una gran parte della situazione lavorativa che ti permette di essere te stesso, di essere felice, di farlo con piacere, di passare tempo lavorando anche con le persone con cui lavori, non solo perché è lavoro, ma anche perché lo faresti comunque. E questo era un po' anche lo stile di pensiero di Olivetti. Per chi di voi ha usato il corso Conquista l'Italiano, sapete chi è Olivetti. Era un personaggio italiano molto interessante, che stava creando un ambito lavorativo, una situazione lavorativa che in Italia non esisteva ancora, dove dava molto beneficio ai dipendenti e alle persone con cui lavorava, le trattava veramente con amore e rispetto, e queste in cambio aumentavano naturalmente la loro produttività, perché erano felici, stavano bene, rispettavano la persona per cui lavoravano. E insomma, questa è la ragione per cui voglio leggere Delivering Happiness. E chiunque di voi lavora magari per qualcuno o ha un lavoro in proprio o in professionista o sta creando qualcosa, potrebbe beneficiare da un libro di questo tipo, perché penso che spiegherà all'interno di questo libro appunto tante cose su come lavorare felicemente tutti insieme, quindi essere più produttivi in un modo piacevole, mentre si anche deliver happiness, ovvero si consegna felicità ai propri clienti, ai propri, nel mio caso, studenti. Quindi riuscire a avere tutte queste cose è molto difficile, per questo che voglio leggere, imparare, capire, perché non sono cose facili da fare. Di riuscire a lavorare bene, tutti in armonia, e creare profitto per l'impresa,
e creare felicità nel cliente è una cosa molto complicata, pochi riescono, quindi una delle ragioni per cui voglio leggerlo è questa. Altro libro bellissimo che voglio leggere, che ho già sentito in passato come audiolibro, ma non l'ho mai letto intero, l'ho iniziato e non l'ho finito, è Viktor Frankl, Man's Search for a Meaning, la ricerca di un significato per l'uomo. E, insomma, non è proprio così tradurlo in italiano, ma l'uomo che cerca un significato. Tantissimi hanno letto questo libro perché parla della storia di uno. Ah, non vorrei dire una cavolata, ma tipo uno psichiatra o psicologo. Mi confondo sempre tra psichiatra e psicologo. Comunque, che era nei campi di concentramento e è sopravvissuto all'esperienza di stare nei campi di concentramento. Era ebreo e ha raccontato la sua storia e praticamente voglio leggere bene il libro per avere chiaro ciò che lui condivide. Dà molti stimoli nel capire cosa è importante per un essere umano, cosa lo fa continuare a vivere. Ha visto all'interno di questi campi di concentramento chi era in grado di sopravvivere e perché, cosa lo portava avanti. Spesso era una persona magari che aveva un figlio che voleva vedere fuori dal campo di concentramento o aveva qualcosa da portare a termine per la sua vita uscendo dal campo. Invece quelli che non avevano ragioni per vivere morivano più velocemente, non per salute, ma perché non avevano una ragione per vivere. E insomma, questa è una cosa molto interessante, quindi vi consiglio assolutamente il libro se siete interessati a questo tipo di argomenti, che secondo me ogni essere umano ha un interesse a capire queste cose, e quindi lo leggerò di sicuro. Leggerlo completamente scritto, senza solo gli audio, mi aiuterà ancora di più a cambiare la mia vita. E un altro libro è Bobby Duffy, The Perils of Perception: Why We're Wrong About Nearly Everything. Quindi, perché siamo sbagliati riguardo a tutto? La percezione, ok? Perché ci sbagliamo riguardo a quasi tutte le cose? Quindi un po' sulla percezione. Perché mi interessano libri sulla percezione? E racconto spesso, ho raccontato in passato in podcast e video, di come la mia vita si evolve ogni anno grazie al fatto che ogni anno cerco di avere nuovi modi di percepire le cose. E questo è molto importante perché se non continuiamo ad espandere la nostra comprensione di noi stessi del mondo, siamo in un certo modo limitati alla comprensione delle cose che abbiamo adesso. Faccio sempre questo ragionamento. Se io fossi la persona che ero 5 anni fa, senza ciò che ho imparato in questi 5 anni, mi piacerei di più o di meno? E di solito la mia risposta è: mi piacerei molto di meno. Perché ogni 5 anni, quindi ogni anno, sto, grazie al mio apprendimento e alle cose che imparo e cerco di migliorare in me stesso, rimuovendo dalla mia vita delle cose negative che non rispetto più. Ogni anno che passa, non rispetto più delle cose negative che avevo prima. Cosa vuol dire questo? Che la nuova percezione di alcune cose ci dà spesso l'opportunità di cambiare dei comportamenti e di vivere meglio con noi stessi e gli altri. E quindi ecco, questo libro non so come parlerà di questa percezione, ma mi sembrava interessante. Ho guardato un po' le pagine, ho visto degli schemini e ho detto: mi va di nuovo avere nuovi spunti, nuove idee su come migliorare la mia percezione delle cose, sul capire cosa penso sia giusto ma in realtà è sbagliato e perché. Questo è molto importante farlo durante tutto l'arco della vita, perché l'arco è a forma così, l'arco è quello con cui tiri le frecce, quindi immaginatevi l'arco della vita, un'espressione italiana, e durante l'arco della mia vita voglio continuare a aumentare questa mia e migliorare questa mia percezione delle cose. Poi una cosa importante, la mia mogliettina. Amor. Ciao mogliettina, bellissima stellina. Poi ultimo libro,
si chiama in italiano questo finalmente, ma in inglese quello originale, di John Gray, Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, il libro sui rapporti di coppia più venduto nel mondo. E questo è un libro che ho sentito da 8 anni, 7 anni che sento il titolo di questo libro, ma non avendo un rapporto di coppia ero interessato a leggerlo, ma poi continuavo a procrastinare, dicevo lo leggerò l'anno prossimo, lo leggerò l'anno prossimo, ma ora che ho una mogliettina brasiliana è arrivato il momento di studiare l'essere umano donna, devo capirlo meglio. A parte gli scherzi, no, è un libro di cui tutti parlano bene, immagino che dà molti punti di vista che, per far capire all'uomo meglio la donna e alla donna meglio l'uomo, che quindi evita molte discussioni inutili su cose stupide che fanno litigare la maggioranza delle persone, ma diciamo che io e Isa vorremmo evitare certe cose, certi litigi stupidi, che sono molto evitabili e non aiutano nessuno, e quindi non accettiamo il fatto che in automatico bisogna, diciamo, fare dei piccoli litigi. Secondo noi non è una cosa normale. Noi litighiamo pochissime volte quando succede su qualcosa di molto stupido, come è solito per la maggioranza delle persone. E quindi niente, questo è un libro per diminuire ancora di più questa frizione o mini scontri, così che ci capiamo vicenda meglio. Quindi lo farò leggere anche Isa, se non lo legge glielo leggo io. E a posto, ragazzi, questi sono 6 spunti, idee di libri che possono esservi utili, come lo saranno di sicuro per me. Ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere quale di questi 6 libri vi interessa di più leggere e quale leggerete. Quindi scrivetemi qua nei commenti tra questi 6 quale leggerete e perché. E noi ci vediamo il prossimo lunedì e vi mando un abbraccione.